precisa ed è il capo del team di ragazze più forte d'Italia. E quest'oggi la andremo a stream sniperare per 24 ore e ci divertiremo di brutto. Infatti in questo momento si trova in live, perciò andiamo a farla sclerare. Siamo entrati nei suoi server e sono insieme al mio amico Nerefe, perché dobbiamo batterla in questi provini, capito? Come si chiama che le tiro i cazzotti, uomo? Allora, lei si dovrebbe chiamare Esisa, credo, quella con la skin femminile qua da qualche parte. Ce ne sono troppe di skin, non riesco a vederla. E allora io tiro un cazzottone, un calcio gigante a tutti, va bene? Comunque mi sono chiamato Esisa Scarsa, spero che mi noti sinceramente in questi provini. Mi classifico per prima, no, sono caduta. Come ho fatto a missare, ragazzi? Sono caduta nel buco da sola. Bestia caduta, bestia caduta. Se non si dovesse per caso qualificare sarebbe Pasqua per noi. Come ha fatto? Mi ha superato. Siamo dei falliti nella vita. Doveva fare una cosa, stare fuori dal traguardo. Le fessei un idiota. Ma cos'è sta storia che sono vicino a questo qua che si chiama Zita Scarsa, vabbè. E partiamo col secondo round, signori. Lei sta qua dietro, tiriamogli i cazzotti peggiori del mondo. Qua le scivolate di tirare il bang. Non dovevi tirarlo a me, testa di idiota. Dobbiamo andare contro lei. Boom, l'ho presa. Non so come, ma l'ho presa. Oh, ma perché mi hai tirato il pugno? Guarda però il karma, t'ha fatto cadere giù. Non so chi tu sia, però GG. E nel frattempo, signori, direi che a sto punto il provino quindi lo passiamo alla grande. Cioè non ci odierà mai. Assolutamente. Guarda. Dai, sì. Oh, basta. È un team di sole ragazze. Lei ci odia e in qualche modo noi vogliamo entrare comunque. Vediamo se ce la facciamo. È un'impresa molto fattibile, effettivamente. Mi dicevano, l'importante è continuare di questo passo, perché alla fine voglio vederla che spacca una chitarra in testa a sua sorella. No, un po' troppo. Sai cosa c'è di peggio di snappare una persona in partita? Snappare una persona nella super slide, fratello, per forza. E soprattutto nell'ultimo round del suo server privato. E per non essere troppo sospettosi, per non fargli capire che siamo dei snappi, anche se credo che a meno che non sia decelebrata, cosa che non è, l'abbia capito sinceramente. Ora devo riuscire ad andare a prenderla, fratello, perché l'ho persa ed è troppo veloce. Sono veramente assurda. Comunque mi raccomando, vi ricordo che i provini sono aperti a tutti, eh. Stavolta non facciamola sclerare troppo, ok? Andiamo in live, gli dono 5 euro e gli dico buona fortuna per i suoi provini. Vediamo come reagisce. Fratello, no, sta arrivando lei, non ci credo, no! È caduta, ho vinto io, zio. E la partita, signori, ce la portiamo a casa noi. Detto questo, andiamo a dargli la donation. Chi è che ha donato, raga? Grazie mille! Chi è che ha donato? E si sa scarsa. Ma scusami, mi hai donato 5 euro e sei tu questo qua, e si sa scarsa? Aspetta, ragazzi, no, fermi tutti un attimo. Che cos'è che ha scritto? Buona fortuna con i provini a LOLXT. Gli ho donato i 5 euro con un account di YouTube chiamato Esisa Scarsa. Quindi altro trigger assurdo. L'importante adesso è farla sclerare di nuovo. Però signori, non possiamo limitarci a solamente questo. Hai qualche idea, Refe, tu per farla? Normale che ho delle idee. La mia idea è aspettarla qua al bordo e farla cadere. No, fra, ho capito chi sei. Tu sei questo qua che ha il nome utente Esisa Scarsa qua in game. A parte gli scherzi, evitate tipo di rovinare i provini così, perché voi sta con la live, perché dopo un po' mi rompo. Bomba, si fa il salto, il trick incredibile, signori, andiamo a qualificarci. No, no, devi aspettarla, cretino, uno su un ponte e uno su un altro. E così è palesemente nostra. Gli blocchiamo tutte le strade, non potrà sfuggirci molto facilmente. Arriva da me. Boom, fuori. Ah, ma perché hai tirato un pugno? Vabbè, ragazzi, la gente continua a tirarmi i pugni. Smettiamo. Mi doni, ma mi tiri pure i pugni. Un doppio calcio a tutti e due. Dove pensa di andarla, ragazza? Ancora qua. Raga, non fate mai questa cosa a una youtuber, perché la fate sclerare sinceramente troppo. Mi dispiace, poverina, che voleva fare i suoi maledettissimi provini. Noi andiamo a rompere le scatole. Ma mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, perché alla fine di questo video gli andremo a donare ben 100 euro, giusto per scusarci. Comunque, raga, oh, per favore, ve lo chiedo gentilmente, evitate tipo di far così, cioè di andare lì a tirar pugni. E nella vlog dei signori la sfida si complica ancora di più. E non è un problema per noi, perché voi lo sapete che quella che deve morire in questo momento è solamente Esisa. Noi dobbiamo solamente fare una cosa, infastidirla, cercare di entrare in su nel suo team incredibile di ragazze. Anche se non siamo delle ragazze, magari potremmo fare anche un secondo episodio dove ci fingiamo delle ragazze effettivamente per entrare nel suo team. Non lo so, fratello, perché penso che dopo questa partita qua non ci vorrà mai più parlare praticamente. Non ci vorrà mai più vedere vivi, ci vorrà crocifiggere da qualche parte per la strada probabilmente. Qua zio facciamo gli infami a manetta, lo sai vero? Qua la spacchiamo di brutto. E non voglio essere esagerato. Iscrivetevi al canale se siete nuovi. Oh, basta. Ma Dio santo, raga, va bene una volta.
volta va bene due, però basta, raga. Oh, il bello è che se continua ad avere attenzioni, magari voi continuate a farlo. Senti, nell'aria c'è già la morte di Ezisa che vola e che va. Comunque deve essere veramente, veramente ansioso avere due skin che continuano a inseguirti. Ma figurati, perché noi la stiamo stalkerando per caso, ma... Oh, zero, frate, zero. Tipo, oh, l'ho uccisa. Ops. Che peccato. Ops. Cioè, scusatemi, io come faccio a giocare se mi fate così? Cioè, prossima round vi chicco voi due se vi vedo. Perché, ma ho già vinto prima, no? Fra, allora, facciamo una cosa. Se tu hai già fatto due win ora, cioè, se ne fai una terza provino, non lo fai lo stesso. Cioè, perché stai giocando un po' in modo irrispettoso nei confronti degli altri. Quindi, cioè, o ti dai una regolata, o non lo so. Perché comunque stai dando abbastanza fastidio. Altro round, altra sclerata, signori. Questo giro dobbiamo farla letteralmente impazzire il doppio di prima. Anche se mi sembra un po' impossibile, dato che per quanto siamo incredibilmente bravi, lei sta praticamente già sclerando di brutto, o sbaglio? Zio, ma non c'è mai limite allo sclero di uno youtuber, ricordatelo. Dov'è? La dobbiamo fare fuori immediatamente. Non so dove sia, sinceramente. Dico una cosa, io l'aspetto al traguardo come al mio solito. Aspetta addirittura che lei si qualifichi. E dopo, doppio calcio, gli abbiamo fatto la mossa. Però, ragazzi, forse ci classifichiamo. Ma porca... basta. Però poi si sta qualificando, non va bene sta cosa. Io ho sbagliato le moto da fare, io sono uno scarso assurdo. Cazzotti, zio, cazzotti e basta. Questo è l'obiettivo, questa è la vita. Vai giù. cos'è che devo fare, scusa? Ho detto cazzotti e basta. L'importante è che non fai calci di suicidio come ho fatto io prima. Il karma! Tu che mi hai strappato tutto il tempo, ti sta bene. Non so chi tu sia, ma è il karma. Te, Raffaella, guardala là, Raffaella con la skin da banana. Ok, ci siamo classificati. Dicevo che poi tutti gli altri alla fine, cioè, state comunque rispettando, diciamo, le regole del server e tutto quanto. Ultimo round, vediamo se Refe sarà degno di entrare nel suo team. E mi raccomando, pugni e cazzotti al massimo. Pugni e cazzotti su Super Slide la vedo difficile, fratello, eh. Punto tutto su di te, zio. Aspetta, Giaccio. Becca il timing. Ma Cristo Dio, ma dove vado? Vai. Ah, ti ho fregato. Cacchi tuoi, mo sono pure davanti. No. Sì, oddio, cosa ho fatto? Come hai fatto sul coso? E adesso, fratello, andiamogli a dimostrare che siamo noi i più forti. Devi qualificarti tu e basta, anche se sei molto indietro, perché gli altri probabilmente saranno già al traguardo. Esatto, in realtà penso proprio di perderla questa partita. Però sai che non è mai detto, perché io sono un vero pro. E attenzione che parte la rimonta. Stavamo dicendo, l'importante è che l'abbiamo fatta sclerare di nuovo. Adesso è arrivato il momento di dargli un'altra donation da 10 euro. Vediamo come reagisce. Ma grazie per i 10, ma grazie mille per i 10, soprattutto benvenuto in live. Ma allora, diciamo che il donare non giustifica il tuo, diciamo, andarmi contro tirandomi pugni. Ti ringrazio per la donazione. Ma allora, facciamo una cosa: con quei soldi puoi comprare tipo un medico, no? Ti paghi le cure, no? Cos'è che è scritto? Ti sfidano di uno youtuber Nabba. Youtuber Nabba! Fratello, direi che non è la cosa migliore chiamarla Nabba dopo che la snappiamo da tutto il giorno. Però in realtà hai fatto bene. Giusto per fare una piccola crisi di nervi in questa live. Come se non ce l'avesse già, tra l'altro. Altro, vero? Siamo delle persone sadiche. Siamo delle merde. Ma sai qual è la cosa più bella? È che non è ancora finita. È ancora viva lei. E qua non passerà. No! Basta! Basta! Ma basta! Ma Dio! E ci divertiamo come dei pazzi adesso, signori. Siamo di nuovo nella nostra carissima Super Slide. Ezisa, come al solito, non riesce mai a non beccare i pali. E invece è davanti alla prima. Muoviti, zio! Guarda come traiarda per battermi. Sei infuriata di brutto. Bro, non ti devi preoccupare, because you have refiz davanti. Sì, ma soprattutto perché lei non sa fare i trick. Questa cosa è abbastanza brutta, anche se non gli so fare neanche io. Io non posso neanche giocare normale, che devo avere quattro occhi. Uno lo devo avere dietro la schiena, l'altro lo devo avere in un altro punto, l'altro lo devo avere in faccia. Cioè, ragazzi, devo avere 50.000 occhi qua, perché se no mi giro da un lato, mi snappano, non so più cosa fare. Cioè, raga, vabbè. Cioè, e ci sta scarsa. Se vuoi continuare a donare, fallo. Ma comunque, cioè, cerca di darti una regolata, perché non è normale. La sfida delle sfide si conclude qua, signori. Nell'ultimo round. Siamo tutti e tre qualificati un'altra volta. Esista, guarda che se la cava. Cioè, c'è un team di ragazze che comunque è abbastanza forte. Non ti preoccupare, me la cavo di più io. Allora, tu intanto levati dalle balle. Porca miseria, stai fermo. Io voglio vedere la sua reaction adesso mentre la batterò, ma soprattutto quando gli andiamo a fare la donation da 100 euro. Sì, no, la cosa divertente è che io sono all'ultimo livello. Io sono alla fine, all'inizio. No, non è possibile, zio, l'ha vinta lui. L'ha vinta lei. Arriviamo primi. E si sa scarsa. Vedi, io non sono scarsa. Sei tu scarso, scarsa. Ma raga, ma non è possibile, cazzo. Continua ad essere...
Scusa, hai beccato 600 euro. 2 euro, ma io ti mando al mercato a comprare palla spenta. Lo sapevo che era Best, si vedeva il nome di Refe. Però chiamo Best su Discord, raga, lo chiamo un attimo perché devo un attimo parlargli. Esi, ci sei? Senti, ci sei? Mi son fatto scusare, posso dirlo almeno questa cosa? Ti ho fatto scusare, ma cioè, te Refe avete anche un po' rotto. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, 5000 likes qua sotto per un prossimo episodio. Ricordatevi di iscrivervi al canale, passate anche al canale della povera Esisa qua sotto in descrizione se lo merita, l'abbiamo fatta sclerare. Detto questo, noi come sempre, come solito, ci vediamo ad un prossimo video. Bella riga.